Movimento 5 Stelle in piazza a Teramo per dire no alla riforma costituzionale. In tanti ieri sera hanno sfidato il freddo per ascoltare il comizio di uno dei pezzi da 90 del movimento Alessandro Di Battista. Sul palco, prima di Di Battista, si sono alternati i rappresentanti locali e regionali del movimento, dal consigliere comunale Fabio Berardini ai consiglieri regionali Marco Ozzi, Mercante Ranieri, Smargiassi e Pettinari. Poi è stato il turno dei parlamentari 5 Stelle, che hanno lasciato infine spazio ad Alessandro Di Battista, da mesi impegnato nella campagna referendaria per il no. Noi stiamo in piazza in questo modo, giriamo l'Italia con i treni regionali, cioè conosciamo il paese reale, che non è quello delle conferenze di stampa, le slide renziane. Renzi ogni giorno descrive un paese dove per lui tutto va bene, poi non si sa perché i dati relativi all'economia, alla disoccupazione, alla povertà che cresce, guardate che non ce la facciamo a tirare sul paese senza il reddito di cittadinanza, e non passerà mai il reddito di cittadinanza, che sconfiggerebbe anche il voto di scambio con questi parlamentari, con questi politici al governo. Per quello votare no, è Renzi che l'ha personalizzata, noi non gli abbiamo detto di personalizzarla, è lui da arrogante qual è che ha detto, qualora dovessero vincere i no, io mi dimetterò. Ecco, è un'occasione pure per questo. Se dovessero vincere i no, gli ricorderemo questa sua promessa ogni istante.